Monets! Monets! Monnez, Facete schifo Siete gente di merda Voi Facete arruto A chi sta in coppa croce Fate spostare anche questo Sulla croce Fate spostare Siete gente di monnezza, monnezza. Manga maglia nera azzurra mi avete fatto mettere stasera Talmente che facete schifo Ma maglia nera azzurra Ve la dovete togliere voi Infatti fate bene a giocare con la maglia bianca la maglia, dai qua. con la maglia bianca. Perché i veri nerazzurri sono quelli dell'Atalanta. Quelli sono i nerazzurri. Facciamo cambio. Noi ci abbiamo di dell'Atalanta. E sticesse catrim e damma all'Atalanta. Facite schifo, Facite. Non vinciamo un cazzo. Da sette anni e mezzo. Sono sette anni e mezzo che non vinciamo un cazzo. Dovevi affrontare questa partita come se fosse una finale di Champions. Hai fatto una partita vergognosa. Vergognosa che se non fosse stato per Andanovic nemmeno supplementari andavamo nemm e noi non, non, non dovevamo arrivare supplementari, non ci dovevamo arrivare, solo che abbiamo un santo in porta che ci ha fatto due miracoli, uno su Caicedo e un altro su Immobile. Poi è vero, noi al 93esimo abbiamo avuto una grande pallagone con l'Autaro Martinez, non, non sa come cazzo è fatta a sbagliare chi lo collo, però al di là di questo la Lazio ha giocato molto meglio ha strameritato di passare il turno e noi non dovevamo nemmeno arrivare ai supplementari primo tempo scandaloso da, da scherzi a parte pareva come mi stavano piando con culo un primo tempo ma veramente no scandaloso di più di più ditemi un aggettivo peggio di scandaloso e usate quello un primo tempo davvero indegno, purtroppo aiuto in la scuola calcio giocavano meglio, meglio. Jugavano. Poi secondo tempo, primi 15 minuti, sempre solo Lazio. Poi nella seconda metà del secondo tempo la Lazio è calata fisicamente. E abbiamo giocato un po' meglio, ma un po' meglio significa un po' meglio. Non è che hai giocato a calcio, hai, hai, hai dato una parvenza di giocare a calcio. La verità è che questa è una squadra lì mi! Ta, ta, è inutre, mo ve la prenderete con spalletti, ve la prenderete con quello, con quell'altro, con la dirigenza. Prendiamocela con la società. Questa società deve rinforzare la squadra. Tu sulla panchina puoi mettere pure a chi cazzo vuoi tu, pure a chi si può mettere in coppa panchina. I giocatori che vanno in campo sono delle merde. L'unico che veramente merita di vestire la maglia nerazzurra è Samir Andanovic, che anche stasera ci ha parato il culo, che ha fatto 3-4 miracoli. Ok? Quello è l'unico che merita di vestire La nostra maglia La nostra gloriosa maglia nera azzurra Gli altri dieci, anzi Tutti gli altri che sono nella rosa Quando non sono avandini Tutti a zappare Annai Con tutto il rispetto per i contadini Tutti a zappare Annai Ah, ma rocazze voli miei, rocazze voli miei. Andiamo a casa, che è meglio, andiamo a casa. In Europa League non ci presentiamo proprio. Non ci presentiamo proprio in Europa League. Che pigliamme e ammazzate pure con Rapid Vienna. Pigliamme e ammazzate pure con Rapid Vienna. Ne entra. Gioca 15 minuti una chiave che... e sbaglia pure il rigore. Na ingolan, tu invece manda l'audio e whatsapp, va a tenere una tavola a Roma e ti ci mandi a capisci in culo se non ci vuoi tu. Se permette mandare l'audio, ma va a fare un culo, va. Sto scemo e 30 milioni più Santone e Zagnolo. Vedela quanto ci abbiamo rimesso. Per piano, Guglione e Chis. Ma va fanculo, Nengolan. Nengolan, il ninja fa la differenza. Top player. Ma va fangulo un una tavola. Ma va tenne una tavola a Roma. Tu l'hai là. Qua. Tu l'hai. Tu non puoi giocare nell'Inter. Tu e lo stai dimostrando. Che appena sei andato in una piazza. Rutuscosi un gul. Vali zero. Zero, eh! A questo vale zero! Doppio zero, uno è troppo poco, doppio zero! Ma in golana, ma è andata bene, affangulo una Mamma mia, i cardi, i cardi! I cardi! Ha giocato un mese bene! che veniva incontro un'altra volta il fantasma stava facendo allora questa è una squadra di pupazzi e fin quando ci saranno questi pupazzi in mezzo al campo queste saranno le figure di merda una Lazio che stasera te la dovevi non dico sbranare perché la Lazio è una buona squadra ma quantomeno dovevi giocare alla pari ma qual è la pari? Che lei ci ha piatta pallunato? Noi il primo tiro in Porta l'abbiamo fatto al sessantesimo Il primo tiro in Porta l'ha fatto Joe Mario al sessantesimo questo dice tutto e che se perché vi dà più ascolto tutto quanto io ma già avrei in mio suo campo gente come Gio Mario che pare una signorinella quando corre uh, uh, pare un chium, cioè rigido ma che cazzo ne ho quattro i palloni chiss. mi devo vedere mirando io voglio giocare e fa schifo chess. ma è da Engolano che manda gli, gli audio di Whatsapp che la da merda i Persic da, deve marcire in panchina allora fin quando ci saranno questi soggetti questi sono i risultati Risultati. Questi sono i, i risultati, a me mi dispiace, ma che agno perché io se mi ma, ma faccio male, no, se mi ma faccio male, non esco sangue russo, esco sangue nero azzurro, però quando vedo queste cose, quando vedo queste cose, mi a sputa, in data televisione me sputa, che schifo, che schifo, veramente, allora io stasera se avessi superato il turno avrei chiesto scusa agli amici laziali, perché sarebbe stato un furto, sarebbe stato un furto furto quindi giusto così giusto che passi la Lazio mi sarebbe piaciuto il derby andate e ritorno con il Milan ma non lo abbiamo meritato nemmeno un po' Giusto che passi chi merita, quindi complimenti alla Lazio, noi stiamo zitti, stiamo zitti, adesso subiamo tutti gli sfottò eh? e io sono stato il primo ieri giustamente a prendere il giro alla Juve, mo stasera, Juventini, Milaniste e quando ne siete voi, è giusto che veniamo sfottuti perché sì, la squadra e munnez, basta!